tutte queste rimesse dalla campagna, l'uva, il grano, come veniva trasportato a Como? Con i garetti, con i muli, con i muli. Alla spalla! I garetti. Poi ci aiutavano. Sapete, oggi non è come buono. Ci aveva uno con gli aro. Poi c'era chi aveva il torchio, no? E si prestevano? No, io tenevo alla cantina e tutti venivano a torcere l'oco perché non gli tenevano. Ma si pure prestevano però. E ancora ci sta il torchio, perché io sta comprando quella capa, si è fatta una specie di... E come no? Che l'altro saprà. Ci sta ancora il torchio. Ci stanno certi palazzi. Quando perché il monte, quando fosse notato l'olio sale. C'è stato pure il mestiere delle lattare, no? Che con la stagna di Napoli. Portavano l'olio per le case. Per le case. Ti mettevano l'olio in cima alla bottiglia con i soldi sotto ogni toccani giù. Allora, che tamore quanto è. Quando Augusto Padovano andava a Palermo con il caretto, quando arrivava alla croce, faceva abbeverare la mula e poi la fermava sul ponte della croce, la fermava, la faceva riposare. E poi quando regà manna, attacci la spinta per salire sopra alla salita qua alla piazza, di Piazza Romana. Allora tutti i ragazzi che stavano là, tutti a spingere sto caretto per aiutare la mula. Era una tipo di collaborazione normale, diciamo. Era normale per i tempi che erano. Era normale. Gemanna regà. Via. I ragazzi. Tutti a spingere. E tutti si prestavano, capito? E quindi piano piano il carretto avanzava. Certo. E beh, sì, perché se no ce la faceva.